Natalia Arteteca abbia giuizzo fino ad arrivare a Lina Sastre e Monica Guerritore, ma mai dimenticando la musica, con un omaggio a Pino Daniele. Diventa maggiorenne prima fila la rassegna di musica e teatro di 900 teatri che si appresta ad alzare il sipario dal 21 dicembre al 31 marzo. Protagonisti saranno i teatri di Mormanno, Castrovillari e Rende, che porteranno in scena 10 spettacoli con grandi nomi della comicità e del teatro contemporaneo. Nel progetto degli eventi storicizzati ci ha consentito di avere una triennalità negli eventi storicizzati e quindi di poter programmare già 3 anni fa per quello in corso. Questo significa avere degli attori di grandissimo profilo, perché sono stati bloccati anticipatamente, abbiamo fatto uno studio approfondito su quelle che sono state le scelte artistiche, ci siamo così voluti prodigare nel iniziare, far partire questo progetto proprio dalla culla di questa città del Pollino, che è Mormanno, per poi passare a Castrovillari e poi a Rende. Nomi di grande profilo che si passa da Monica Guerritore a Lina Sastri, a Enzo Iacchetti, a Pino Quartullo, a Biagio Izzo, agli Arteteca, veramente insomma ce n'è per tutti i gusti, e spero che insomma il pubblico sia così affezionato come lo è da tanti anni nel venire a vedere i nostri spettacoli.